Rispondo ad una domanda apparsa sul forum riguardante come tagliare un oggetto. In particolare, proprio si tratta di dover tranciare un centimetro, in questo caso, ad entrambe le estremità di questo oggetto che è composto di più gruppi e componenti. Qual è la strada migliore per riuscire a togliere parte di queste estremità? Allora, ho riassunto in alcuni semplici esempi tre strade differenti, o meglio quattro, nel senso che ce n'è una che non è quella che ora vado ad approfondire, che è quella di utilizzare gli strumenti solidi. Li cito subito perché sono come dire la scorciatoia. Se abbiamo un po' di fortuna possiamo usare gli strumenti solidi, ma non è sempre fatto di solidi il modello a cui stiamo lavorando. Un oggetto è considerato solido quando è chiuso da tutti i lati. Qua ne vediamo un esempio. Supponiamo di dover tranciare la testa di questi elementi. Ebbene, in questo caso sarebbe appunto semplice perché posiziono un solido che individua quel piano su cui voglio tagliare gli oggetti. Utilizzo uno degli strumenti solidi, in particolare finitura. Scelgo l'oggetto che fa da elemento tagliante e clicco uno dopo l'altro sugli oggetti da tagliare. Ed ecco fatto. In altre situazioni però non abbiamo a che fare con solidi, si tratta magari di pure semplici superfici, oppure di situazioni diverse in cui ci sono più elementi da tagliare contemporaneamente che fanno parte però di un gruppo o di componenti differenti. Allora, la soluzione che può essere utilizzata praticamente sempre, quindi indipendentemente da solidi o non solidi, è utilizzare tasto destro, interseca facce, con il modello, con la selezione, con il contesto che ora non compare perché in questa precisa situazione, selezione che ho fatto, quella terza possibilità lì non appare. Li vediamo uno dopo l'altro. Allora, in un caso come questo, che si tratta, lo vediamo semplicemente di falde, un caso comunissimo, quindi ho dei muri e ho dei piani che ho posizionato. In questo caso, che non sono gruppi, non sono componenti, posso selezionare tutto, tasto destro con la selezione. Quindi solo fra ciò che ho selezionato viene creata questa intersezione, queste linee che prima non c'erano, perché ho semplicemente preso le superfici, le ho posizionate lì, ma quindi queste linee le devo far comparire in questo modo. Si tratta di una procedura manuale, assolutamente va detto, è un po' come dire artigianale come soluzione, ma funziona in qualsiasi situazione, come dicevo prima. Ecco, adesso erroneamente devo aver cancellato la superficie che stava qui sulla destra, la vado a ridisegnare ricalcando una qualsiasi linea. Perfetto. Poi vedo un po' se tenere o non tenere anche le falde. Di sicuro il taglio è avvenuto. Tasto destro, orienta facce per raddrizzare tutto. Questo è il caso più comune, quello più semplice, semplicemente superfici che io ho selezionato si intersecano fra di loro. Altra situazione. Interseca facce con il modello. Che cosa accade? Sono di nuovo i soliti di prima. Posiziono solamente la superficie che voglio usare come piano di taglio. Se provo a selezionare tasto destro con il modello, vengono posizionate delle linee esterne a questi gruppi o componenti che io volevo tagliare. Quindi vengono posizionate lì nello spazio in cui sto lavorando, ossia non dentro uno di questi editor. Se invece lo andassi a fare, torno indietro con Ctrl Z. Vado qui dentro e seleziono queste superfici, tasto destro, interseca facce con il modello. Queste linee vengono posizionate qui dentro, prendendo in causa la superficie che è esterna al gruppo a cui stavo lavorando. Quindi nel modello vengono trovate queste intersezioni, queste vengono disegnate. Quindi lo dovrei andare a ripetere, entro in questo altro elemento qui. Esco, seleziono la superficie che avevo usato come delimitatore e questo è il risultato. In questo caso non vengono create le facce, dovrei eventualmente farle comparire io andando a ricalcare una linea qua e una linea là. Comunque, nel modello, quindi, tutto quello che viene trovato, che interseca, quello che viene trovato lì intorno, che interseca quello che stavo selezionando, ebbene viene preso in causa nel creare questa intersezione. Concludiamo con l'esempio in cui invece non viene preso in causa tutto ciò che c'è nel modello e non viene preso in causa soltanto quello che io sto selezionando. Supponiamo siano dei muri curvi con un pilastro lì al centro. Mi sono posizionato delle linee di guida.
ed estrudo questo volume che supponiamo individua quei fori che devo creare sui muri, supponiamo siano delle finestre allineate tra di loro. Tra l'altro il muro davanti è curvo, quindi non è semplice forare un muro curvo. Quello sul retro invece è inclinato, che può ben essere che abbia gli sguinci inclinati. Allora vado a disegnare questo volume che mi fa da guida, attenzione, che le guide erano all'interno del gruppo. Questi muri sono un gruppo, ecco, tra l'altro era meglio se disegnavo questo volume all'interno del gruppo, quindi seleziono tutto, faccio un bel taglia e lo posiziono all'interno, nella stessa identica posizione. Ebbene, che cosa accade se seleziono questo che utilizzo come elemento tagliante, che deve andare a sottrarre? Tasto destro, interseca facce. Con il modello è chiaro, che l'abbiamo appena visto, verrebbe preso in causa anche il pilastro che c'è qui al centro. Guardatelo un attimo. Verrebbero posizionate delle linee anche in corrispondenza del pilastro che ho posizionato in quella posizione lì, apposta proprio per questo esempio. Noi non vogliamo che venga preso in causa nessun altro elemento, soltanto ciò che c'è all'interno del gruppo in cui sto lavorando. Guardate, clicco addirittura visualizza, modifica componente, nascondi il resto del modello, se mi voglio concentrare solo su ciò che c'è qui dentro. Quindi torno a selezionare questo volume qui, tasto destro, interseca facce, con il contesto, tutto ciò che interseca queste facce, stando dentro il gruppo, viene preso in causa. Faccio tornare visibile il pilastro. Ah, torno indietro tra l'altro, CTRL Z, così lo rivediamo. Invece se vado a fare tasto destro, interseca che faccio con il modello, eccole che vengono posizionate anche queste linee in corrispondenza del pilastro. Torno indietro con CTRL Z, lo rifaccio invece con il contesto. Vedete? Viene preso in causa solo ciò che c'è effettivamente all'interno del gruppo. Ora, siccome le situazioni ovviamente possono essere delle più disparate, con un affollamento di elementi degno di nota, come dire, queste tre possibili strade sono decisamente interessanti, insomma. Quello di utilizzare i solidi, come detto, è un po' la situazione quella più fortunata, quella più semplice, che sicuramente è utilissima, specie per chi si occupa di falegnameria, carpenteria, tagli del genere. Per tutte le situazioni in cui mi basta una superficie inclinata, posizionata lì dove mi serve, devo tagliare un muretto di confine sagomandolo con la superficie stessa del terreno, devo forare muri particolari, ho tutto un contesto di tubi, arredo, elementi presenti, queste tre situazioni ci permettono di venirne fuori in qualsiasi caso.